ascoltatori, state pensando di riorganizzare la vostra casa, cercare un architetto che funga un po' come funzionano i wedding planner, che fanno? Organizzano un po' tutto, pensate di ristrutturare casa e quindi poi di conseguenza dall'architetto vi dovete chiamare quello che poi chiama quell'altro che... e lei fa tutto questo, cosa fa? E adesso ne parliamo con Raffaella Mirante, un architetto a cui do il benvenuto, benvenuta ai nostri microfoni. Grazie, ciao. Ciao, benvenuta. Allora, sei un tuttofare. Sì, praticamente. Io sono un architetto, ho un'impresa edile insieme a mio marito e essendo due architetti con un'impresa diamo la possibilità al cliente di avere un unico interlocutore in tutto l'iter della ristrutturazione edilizia. Ma impresa nel senso che è un'impresa a fare le cose? I nostri operai. Quindi realizziamo anche l'opera, per cui noi ci occupiamo del progetto a tutti i livelli, di massima sino a lo arrediamo insieme, poi tutti i permessi che sappiamo benissimo a Roma che possono essere molto articolati, la realizzazione dell'opera, volendo anche la fornitura dei materiali, i collaudi e poi in questi anni avendo delle agevolazioni fiscali molto molto interessanti, molto convenienti, noi stiamo riuscendo a dare anche un contributo, un supporto per muoversi all'interno delle agevolazioni fiscali, sia per comprendere di genere ma anche per sapere appunto come vanno presentate le pratiche, quindi riusciamo a dare un supporto, cioè noi siamo un unico interlocutore in tutta la ristrutturazione a 360 gradi. Quindi se io volessi sistemare casa, ristrutturarla, mi basterebbe chiamare te. Chiami me e mi puoi chiamare per fare solo il progetto, oppure per fare tutto quanto, oppure solo come impresa, se tu hai già un amico o un'amica architetta, la tua sorella è un architetto e ti vuole fare lei il progetto, ci tiene e per carità, tu vieni da me con il tuo progetto, io te lo realizzo avendo un'impresa, i miei operai, i miei fornitori, quindi sei liberissima di fare, diciamo, di prendere il pacchetto chiave in mano oppure di chiedermi dei servizi singoli. Per esempio, una cosa che ci capita spesso di fare è anche una consulenza prima dell'acquisto di una casa, cioè tu magari ti devi comprare casa, non sai, vedi cose molto diverse tra di loro, non sai se una veramente te la puoi solo comprare e poi magari ci devi spendere il triplo per ristrutturarla, io in quel caso vengo con te, faccio un giro, ti dico più o meno quanto ti costerebbe ristrutturare questa casa, così tu capisci se è il caso di acquistarla o no. Quindi. Perché molti non chiamano l'architetto per paura di spendere troppo, in realtà non è così, perché magari l'architetto ti aiuta anche a dirti, cioè ti dice cosa non comprare perché certo. Altrimenti... Anche perché delle consulenze sono logicamente anche gratuite, cioè alcune sono a pagamento, ma dei consigli, dei preventivi di massima, dei progetti di massima, questi sono delle consulenze gratuite che valgono a noi come pubblicità, le facciamo tranquillamente senza chiedere alcun compenso. Mi è capitato spesso di andare in giro con dei clienti a vedere delle case e poi alla fine hanno comprato casa e hanno chiamato me per ristrutturarla e quindi voglio dire è andata benissimo così. Un po' da personal architetto invece di personal shopper, un architetto personale che... Ma di fatto è così perché la ristrutturazione è veramente una cosa complessa, fonte di stress, e io mi rendo conto che i clienti hanno poco tempo per girare, poco tempo per soffermarsi, per ragionare, e quindi avere una persona con cui parlare ti fa guadagnare tempo, ti fa risparmiare tempo. Uno dei consigli che dai alle persone quando devono ristrutturare casa è quello di oppure quello che vorrebbero è come si può fare per risparmiare anche sulla luce, e quindi che tipo di impiantistiche fare, poter fare? Beh sì, comunque adesso siamo molto attenti a questo tipo di tutte le forme di risparmio energetico, sia perché molte si portano in detrazione appunto con le agevolazioni fiscali, ma anche perché ormai è la tendenza a essere tutti più green. Così è il futuro, per cui logicamente non vado nell'illuminazione, negli impianti, questa è una cosa che... Cioè, una volta che si ristruttura a casa è giusto che si faccia in modo che si possa anche risparmiare. Certo.
certo, è una richiesta che è partita dai nostri clienti e noi ci siamo adeguati e ci siamo messi a studiare la materia a tal proposito con i nostri impiantisti. La parte più difficile qual è quando si decide di ristrutturare casa? Allora, innanzitutto la casa deve rispecchiare chi la abita, chi la abiterà. Per cui non è che io faccio la casa a gusto mio o funzionale per me. Noi assolutamente rispettiamo, cioè aiutiamo il nostro cliente a capire quello che veramente vuole, perché spesso che succede? Ti arrivano con una fotografia e dicono io voglio la casa così, magari minimalista senza nulla, ma magari hanno i bambini piccoli e quindi non ha senso la casa piena di angoli, di spigoli, esatto, pericolosi, per cui però non puoi neanche imporre, dire no, ti devo fare la casa a misura di bambino, no. Ci si ragiona, ci si prende il tempo e quindi il cliente capisce veramente qual è la soluzione più adatta. È quella la cosa, perché è quella forse la cosa più complicata, perché comunque la persona deve andare a vivere in una casa che poi sentirà sua, non mia, cioè non... Certo, assolutamente. Sennò poi come fanno le archistar, no? Le archistar, sono io l'architetto e decido io quello che sarà la tua casa. E guai se metti un quadro che non abbiamo scelto insieme. Allora Raffaella, qualora i nostri ascoltatori decidessero di chiamarti come personal architetto, dove ti possono trovare e contattare? Allora, vi lascio il nostro sito www.prodomusrestauri.it, dove ci sono tutti i nostri contatti, i progetti più recenti, cerchiamo di aggiornarlo sempre, e troverete la nostra mail, i nostri numeri di telefono e ecco, una cosa che tengo a dire è che diciamo avrete una casa su misura per voi, non su misura mia, capito? E infatti vedrete anche che le case pubblicate sul sito sono molto diverse tra di loro, perché ognuna ha una sua storia, ha una sua anima. Esatto, quindi qualora foste interessati e voleste chiamare Raffaella Mirante come architetto, li trovate, la trovate, trovate anche tutto il suo staff su Facebook con Prodomus SRL, c'è anche il sito, li trovate allo stesso modo però aggiungendo restauri, quindi www.prodomusrestauri.it. Io ringrazio Raffaella per essere stata qui con noi. Grazie. Grazie a te. Intanto bene, Roma continua.